Dottoressa, una delle nuove devianze ha il nome di cyberbullismo. Spesso i giovani non raccontano di avere subito delle vessazioni. Che cosa si può fare? Un incontro con loro, fin dai banchi di scuola, è utile per spiegare le regole del vivere civile? Sì. L'incontro con le scuole è senz'altro utile perché ci sta dando ottimi risultati nella misura in cui consente di sensibilizzare e suscitare maggiormente la consapevolezza delle nuove generazioni che purtroppo fanno un uso sistematico della rete, dei social network e probabilmente sono anche più preparati e aggiornati di noi adulti. Quindi questi incontri hanno più che un obiettivo soltanto. Il primo è appunto far sentire la nostra vicinanza alle nuove generazioni, ma in secondo luogo è anche rivolto a incitarli al dialogo, perché loro hanno la fortuna di avere almeno tre interlocutori, i genitori innanzitutto, in secondo luogo gli insegnanti, perché vivendo in strutture scolastiche per gran parte della giornata sicuramente un insegnante può per loro rappresentare un buon punto di riferimento. E poi ci siamo noi, operatori della sicurezza, che ci stiamo specializzando sempre di più, avendo a che fare quotidianamente con queste problematiche, nella trattazione di vicende che purtroppo a volte hanno risvolti drammatici. In Italia ancora una persona su due non ha accesso alla rete. Chi ha accesso lo ha, ma non tutto in modo consapevole. Tra l'altro il digital divide intergenerazionale fa sì che non tutti i genitori sanno cosa fanno i ragazzi sui social, e i ragazzi che hanno interesse all'utilizzo immediato dello strumento tecnologico non sempre lo fanno con consapevolezza. Quindi non è solo cyberbullismo, c'è un problema di prevenzione della pedopornografia, e con questo tipo di progetto stiamo cercando di rendere nei limiti del possibile i ragazzi più consapevoli dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dell'etichetta. A Siracusa una famiglia intera ha picchiato un insegnante perché ha permesso quest'ultimo il ritiro di un cellulare. Ecco a che punto siamo arrivati. C'è un problema più serio, c'è un problema di comprensione reale di quelli che sono i limiti e le potenzialità dell'azione educativa nostra come scuola, come agenzia formativa ed educativa. Ed ecco che una giornata come questa rientra per l'appunto nella nostra facoltà di promuovere, diffondere la legalità, altrimenti cosa faremmo? Ci limiteremmo a un travaso di nozioni. Qua bisogna parlare anche di altro. Questi sono ragazzini che con lo smartphone hanno molta più dimestichezza di quanto ne possa avere io o lei o la dottoressa Romano, perché sono nativi digitali.